Le prime classi del liceo scientifico Fermi di Cosenza hanno incontrato Don Giacomo Panizza per discutere insieme del suo ultimo libro, Cattivi Maestri. Piegate al raggiungimento degli scopi dei clan, le regole educative e criminali si impongono nelle comunità locali e insegnano il potere della forza, l'importanza di riprodurre modalità rigide e ripetitive di comportamenti sociali, come ad esempio la riscossione del pizzo. Don Giacomo da sempre è al servizio dei più deboli, a difesa dei diritti dei cittadini onesti e contro ogni forma di sopraffazione da parte della criminalità organizzata che negli anni non ha risparmiato al sacerdote intimidazioni e minacce. A Lamezia Terme la sua comunità Progetto Sud è un esempio per tutti. I cattivi onesti vedo che stanno funzionando perché è la quarta ristampa il libro. No, però il punto qual è? Che i maestri devono essere capaci di avere qualcosa da dire, non da ripetere continuamente, da dire, perché c'è da apprendere che bisogna cambiare. Oltre alle materie, medicina, tutte le materie possibili hanno bisogno di venire superate oggi e cambiate, perché dobbiamo prenderle in mano un po' tutti e tutte, compreso anche quelli che chiamiamo gli allievi e le allieve. Devono diventare loro capaci di avere la loro testa. Perciò cattivo maestro, la cattiva maestra è quell'insegnante, quel docente, quel prof, quella prof che riesce a dire: giovani, voi siete qui per imparare, dovete imparare a imparare, dovete imparare a parlare, dovete imparare a prendervi in mano il vostro destino. Ecco, cattivi maestri è chi non ha soltanto da dire qualcosa di buono, ma ha da dire: voi siete il buono.